A Taormina Gourmet, Gianni Bruno, Ian D'Agata, presentiamo oggi il Vinitaly, 50 anni del Vinitaly. Quali sono le novità e le conferme di questa grande manifestazione? Diciamo che ci stiamo avvicinando alla 50ª edizione, sarà dal 10 al 13 di aprile, una manifestazione molto molto importante perché poi, a parte essere il festeggiamento della 50ª edizione, è anche per noi un nuovo inizio, una nuova strategia per cercare di migliorare, renderla sempre più business oriented della manifestazione e introdurre non tante novità, ma una qualità, cresce nella qualità dei servizi e nella vivibilità della manifestazione fieristica. I dati sono, come sapete, sono importanti, oltre 4.000 espositori sono le ragioni per cui visitare poi la manifestazione, la fiera, e 150.000 visitatori, il 30% dei quali provenienti da tutto il mondo. E noi stiamo lavorando perché cresca questa percentuale, cresca questo numero, perché il vino italiano è sempre più importante nel mondo. Il vino italiano, infatti, dicevamo prima, gode di ottima salute. Una battuta su questo meraviglioso mondo del vino italiano, nello specifico anche del mondo del vino siciliano e dell'Etna. Ma ecco, proprio l'esempio di proprio l'Etna e la Sicilia sono l'esempio migliore della crescita progressiva del vino italiano, una qualità sempre migliore da tutti riconosciuta. L'Etna, che 20 anni fa magari non era così popolare come lo è oggi, oggi è sicuramente, soprattutto l'Etna Rosso, il vino italiano più popolare, più ricercato. Anche all'estero si parla tantissimo di Nerello Mescalese, come anche di Carricante, e sono proprio questi due vitigni autoctoni un esempio di come 20 anni fa erano misconosciuti e oggi invece tutti ne parlano. Ma ci sono anche altri esempi, il pecorino in Abruzzo e la Passerina nelle Marche e via dicendo. Il vino italiano è in ottima salute, ci sono le cose che sono migliorabili come tutte le cose nella vita, però sicuramente all'estero siamo molto apprezzati, in Italia si beve me meno ma si beve meglio, e il Vinitaly è una delle manifestazioni che aiuta a far progredire la conoscenza del vino e la realizzazione di quanto buono noi facciamo, che poi non bisogna dimenticare, non è solo un discorso di edonismo, è anche un discorso commerciale molto importante e sociale, perché ci sono tantissime famiglie che lavorano nel mondo del vino italiano ed è una delle nostre 10 industrie principali. Bene, e oggi quindi presentiamo anche il nuovo logo, qualche curiosità, qualche notizia sul logo e in genere sulle manifestazioni che comunque inizieranno da oggi fino al giorno della presentazione e l'inizio del Vinitaly. Sì, passando subito a quelle che saranno i nostri passi per avvicinarsi a Vinitaly, ricordo Wine to Wine, dal 2 al 3 dicembre è la manifestazione, diciamo, di studi, seminari, incontri dedicata proprio ai nostri espositori per prepararsi ancora meglio poi alla manifestazione. Quindi operatori internazionali, testimonial che racconteranno e spiegheranno gli approcci migliori al mercato estero. Per quanto riguarda il logo, una cosa semplice: continuiamo a usare il cuore fatto con quasi un bicchiere di vino che forma un cuore, col 50 inserito, perché per noi è una manifestazione che è amata sia dagli espositori ma anche dai visitatori e da tutti. Quindi questo cuore, solo che cambia lo slogan, e quindi è una dedica proprio ai nostri 50 anni. E a questo proposito posso aggiungere che proprio Wine to Wine, che è il forum dedicato al business del vino, viene preceduto il giorno prima da una serie di degustazioni di vini per una settantina di buyer, quest'anno della Gran Bretagna, della Germania e degli Stati Uniti, e una trentina dei vini in degustazione sono proprio Etna Rosso, che noi presenteremo a degli stranieri che magari hanno avuto l'opportunità di bere due o tre di quelli che vengono esportati nei loro paesi, ma non sicuramente gli altri. Quindi Vinitaly si fa promotore anche della bontà dei vini dell'Etna a Verona e speriamo nel mondo.